Eccoci, ci siamo spostati perché per me il lavoro è sacro e quindi già per gli ambulanti è un periodo difficile, poi bloccargli il mercato per mezz'ora non mi sembrava caso. Per noi la Costituzione non vale a giorni alterni, l'articolo 1 della Costituzione recita che l'Italia sarebbe una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza, il Green Pass o altre cose, il lavoro è fondata sul lavoro e quindi ci stiamo impegnando. Io anche stamattina ho sentito il presidente Draghi, qualcuno sta passando queste settimane a parlare di fascismo, nazismo, comunismo, noi stiamo parlando di bollette della luce e del gas, di taglio delle tasse, di qualcosa che riguarda tutti gli italiani. C'è a sinistra qualcuno che vorrebbe tornare alla legge Fornero e noi non permetteremo mai il ritorno alla legge Fornero, perché col lavoro e con le pensioni degli italiani non si scherza, con i sacrifici degli italiani non si scherza. E poi stiamo lavorando da giorni per garantire il diritto alla salute e il diritto al lavoro per tutti. Non puoi da oggi lasciare a casa milioni di lavoratrici, medici, infermieri, insegnanti, poliziotti, pompieri, carabinieri, fruttivendoli o colfo badanti a casa senza stipendio. Anche perché fortunatamente i dati per quello che riguarda il Covid sono positivi da settimane, sono in calo da settimane. E io ricordo che noi non facciamo battaglie ideologiche, perché la salute e il lavoro non sono di destra o di sinistra, però l'Italia è l'unico dei 27 paesi europei a chiedere un certificato obbligatorio per andare a lavorare. Noi dobbiamo semplificare la vita, soprattutto in un momento di crisi economica. Io ho chiesto al presidente Draghi nella prossima manovra di bilancio di inserire la tassa al 15%, quindi ridotta e semplice, la flat tax per partite IVA, autonomi, commercianti, artigiani fino a 100.000 euro di fatturato. Perché per qualcuno stare a casa o non stare a casa non fa la differenza, perché si alza la mattina e deve fatturare e portare a casa del suo, fa la differenza. E a proposito, nel 2022 sarà la Lega a farsi promotrice del fatto che non puoi regalare miliardi di reddito di cittadinanza a chi non c'ha voglia di far niente dalla mattina alla sera. Poi magari vengono pure dall'estero, vengono qua un giorno, vanno in posta, pigliano i soldi e tornano a casa. Ecco, questo mi sembra un insulto a quelli che si alzano alle 6 della mattina ai mercati e a quelli che cercano davvero lavoro, perché purtroppo quello che era uno strumento nato per creare lavoro invece fa dire a molti: sai cosa c'è, io non voglio il contratto perché io per un anno e mezzo campo a sbafo tuo e quindi se vuoi vengo a farti 3 o 4 ore in nero. E quindi è l'esatto contrario di quello che doveva essere. In bocca al lupo, noi cerchiamo, non facciamo miracoli. I sindaci sono fondamentali, perché i sindaci poi decidono i soldi dei comuni a chi si danno e a chi non si danno. Se uno sceglie un sindaco della Lega e del centrodestra, fa una scelta precisa, anche a Vimercate. Visto che non c'è tutto per tutti, i pochi soldi che ci sono in comune vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Vanno prima a coloro che qua pagano, lavorano, faticano, sudano, fanno volontariato, fanno associazionismo da una vita, e poi chi arriva domani mattina. Settimana scorsa abbiamo eletto tanti nuovi sindaci anche in Brianza, ieri sono stato a Seveso, sono stato ad Esio, Vimercate. Diciamo che chiedo a voi in questi due giorni di bussare alle teste, ma soprattutto ai cuori dei vostri concittadini, soprattutto a coloro che non hanno votato domenica l'altra, che poi si lamentano, che poi vengono al mercato il venerdì e si lamentano: qua non funziona, le tasse comunali, i rifiuti, la viabilità, i parcheggi, le barriere architettoniche, un casino, l'asilo nido, la casa di riposo. Noi non promettiamo miracoli e non è che veniamo qua per serietà a dire votate noi, votate Sala che in 15 giorni risolve i problemi del mondo e di Vimercate e pensiamo a tutto noi e regaliamo lavoro e fortuna a tutti quanti. No, però serietà, competenza. È un uomo che nella vita ha fatto, ha una squadra alle spalle compatta e soprattutto vi chiedo di usare questi ultimi due giorni non facendo quello che fanno gli altri. Io sto girando tutta Italia, sta settimana a Roma, Latina, Trieste, oggi stamattina ero a Caravaggio, poi qua, poi vado a Nerviano, poi a Torino, poi a Varese e vedo una cosa che non mi piace, perché spesso, non so come funziona il mio mercato, ma spesso a sinistra non chiedono il voto per loro, per quello che hanno intenzione di fare, per la loro idea di futuro, di lavoro, di ambiente, di società, chiedono il voto contro gli altri che sono brutti, cattivi, razzisti, fascisti, egoisti, ignoranti. Ma che ragionamento è? Io non vengo mica a dire a Vimercate: no, non votate di là, se no arrivano i carri armati dell'Unione Sovietica, arrivano le cavallette, arrivano i marziani. No, io vi chiedo in questi due giorni di offrire un'idea di città,
di lavoro, di bellezza, di solidarietà, di accoglienza per chi merita. Io do rispetto e chiedo rispetto, quindi Vimercate e l'Italia sono paesi accoglienti e generosi, io penso che gli italiani siano fra i più solidali al mondo. Cioè, ieri mattina ero a Cassano d'Adda e poi ho messo anche la foto su Instagram, mi ha salutato il signor Dario, 68 anni, mi fa: io ho fatto più di 500 donazioni di sangue, perché ai tempi si poteva donare il plasma e le piastrine ogni 15 giorni, quindi da quando c'ha 18 anni che era operaio alla GTE, poi Siemens a Cassina de Pecchi, lui ogni 15 di andava a fare la donazione di sangue. E sicuramente questa è l'Italia, quella delle parrocchie, quella dell'Avis, quella del volontariato, quella dell'Aido. Siamo gente generosa, solidale, accogliente, che ti dà tutto, ti dà un piatto di minestra, però se arrivi a Vimercate ti do una casa, ti do un lavoro, ti do la scuola, ti do un futuro per i tuoi figli. Poi inizia qua, non solo a non dire grazie, a dire però sta chiesa non mi piace, Gesù Bambino non mi piace, allora torna al tuo paese, perché non siamo noi a dover cambiare il nostro modo di essere, di vivere, di lavorare. Quindi io non vi dico votate Sala perché quegli altri sono brutti, cattivi, comunisti, no, non me, fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia, quelli che vanno in giro a cercare fascisti sugli alberi nel 2021 è perché non hanno un'idea di futuro. Io vi dico, scegliete se volete questo fronte, non perché gli altri sono brutti e cattivi, ma perché noi abbiamo un'idea di futuro diversa, fondata sul lavoro, sulla bellezza, sulla sicurezza, e la sicurezza non è un capriccio di Salvini. Io voglio che a Vimercate, e questo chiedo al sindaco, le donne e le ragazze possano andare dove vogliono, all'ora che vogliono, vestite come vogliono, senza che nessuno si faccia i debiti. E non è, la sicurezza non è di destra o di sinistra, quindi in bocca al lupo, 2 giorni, e al ballottaggio è come i calci di rigore, ballottaggio non c'è uno che parte avanti, uno che parte indietro, 0-0 e c'è un calcio di rigore. Quindi se in tanti il venerdì mattina siete qua, moltiplichiamo questa voglia di cambiamento, perché Vimercate si aspetta da un bel po' di tempo la voglia, 25 anni, la voglia di cambiamento. Quindi c'è un'idea di città diversa, non dico, ripeto, offrendo il meglio di noi, non parlando del peggio degli altri, perché se semini rancore, poi raccogli rancore. Quindi offriamo la nostra idea di futuro, poi se uno è convinto ci sceglie, se uno preferisce i 25 anni di cemento del passato, continua a scegliere i 25 anni di cemento del passato. In bocca al lupo, buona scelta, ciascuno di voi ha in mano il futuro di Vimercate. 5 minuti di voto domenica valgono 5 anni e i sindaci, e mi taccio, dei prossimi 5 anni non sono sindaci normali, perché i 200 miliardi di fondi europei, che sono prestiti, se li spendi bene in opere pubbliche, visto che tuo figlio li dovrà rimborsare, tuo figlio ti dirà grazie. Il sindaco di Mercate i suoi soldi li ha spesi bene in asili nido, in palestre, in abbattimento delle barriere architettoniche. Ti chiedo questo, fai uno sportello dedicato ai disabili, perché non è possibile che ci siano troppe barriere architettoniche che impediscono la vita ai cittadini, non solo a Vimercate. Milano io c'ho il sindaco che fa piste ciclabili anche in tinello e in bagno, però magari una pista ciclabile in meno e qualche soldo in più per abbattere le barriere architettoniche sarebbe stato giusto. Vimercate aperta, chiunque, questo io la penso, chiunque può venire dall'altra parte del mondo, se una persona per bene, se una ragazza per bene, se un uomo per bene, qua ha il suo futuro. A me non mi interessa il colore della pelle o dove sei nato, a me interessano persone per bene che hanno voglia di costruire qualcosa. Se ci diamo una mano, ci sono decine di comuni che votano, da Torino a Roma, da Caserta a Trieste, però lunedì pomeriggio io vado alla V e spero tanto che grazie al vostro impegno di questi ultimi 2 giorni il sindaco di Vimercate si chiami Sala e veniamo a festeggiare con la cassola. Alla faccia della dieta, veniamo a festeggiare con una bella cassola. In bocca al lupo, sindaco. Viva lui.